Perché comprare una chitarra costosa? Cosa cambia rispetto a una chitarra di media-bassa gamma? Scopriamolo. Ciao ragazzi, sono Luca di GB Music Lab. C'è anche Daniele, ma non lo vedete, ma poi arriva. Oggi abbiamo qua come riferimento, in realtà non ci interessa parlare di questo modello specifico, una G&L Legacy Made in Fullerton, quindi una chitarra che di listino costa 2.539 euro. È arrivato Danielo, quindi possiamo entrare nel merito del video. Cosa dobbiamo dire? Facciamo un recap veloce dello strumento? Esattamente, dici tutto. Ok, G&L è l'ultimo brand di Leo Fender, quindi potete aspettarvi una chitarra molto simile a una Stratocaster, migliorata in quelle che erano le caratteristiche, diciamo, migliorabili su quello che era uno strumento nato fondamentalmente negli anni 50. Quindi il ponte è stato sostituito con un due pivot invece che con le sei viti, sono state cambiate completamente le sellette proprio come disegno, le meccaniche sono passate da essere quelle vintage a essere delle meccaniche col foro da 10, quindi più moderne, cambiano un pochino le finiture. Tutto più moderno, cambia tanto l'elettronica, qui abbiamo uno switch che su Fender di solito non c'è. La chitarra diversa, l'evoluzione di quella che era per lui la Stratocaster, però rimanendo sempre in ambito, diciamo, Fender. Diciamo che è una Fender 2.0. 2.0. Perfetto, Fender 2.0. Ok, ma quindi cosa stiamo pagando su una chitarra di questo livello? Dal mio punto di vista, rispetto a una chitarra di media gamma o ingresso gamma, perché dire bassa gamma non mi piace, perché in realtà le chitarre di bassa gamma sono migliorate molto negli ultimi anni. Quindi diciamo di ingresso gamma. La prima cosa che di solito si va a cercare in uno strumento di questa fascia è la qualità del legno. Oltre a essere una qualità visiva, dove sicuramente un legno più bello, quindi con meno difetti estetici, sicuramente un legno più stagionato. Più stagionato significa soprattutto per quello che concerne il manico e la tastiera, legni più stabili, quindi avrete meno problematiche sulla parte dei tasti o non ne avrete affatto, che di solito è la cosa migliore, e tenderanno magari a muoversi meno quando ci sono i cambiamenti del tempo meteorologico, quindi quando cambia l'umidità. Tutte cose che influiscono sul costo, perché il produttore questi legni li deve avere stoccati da tanto tempo e questo fa salire il costo dello strumento. Il punto numero due sono i tasti. I tasti sono una delle parti più rognose dello strumento perché è una di quelle che può dare più problemi a livello sonoro. Perché? Perché se non sono stati installati bene, possono dare parecchi problemi sia a livello di feeling, nel senso che se questa finitura, che è quella del bordo della tastiera, non viene fatta bene, il tasto taglia. Tu hai avuto qualche esperienza con chitarre di marchi anche blasonati non proprio a posto. Esatto, senza citare marca e modello, proprio ti lasciavano il segno e Esatto. addirittura alcune volte facevano dei micro tagli sulla pelle, Eh sì, quindi. perché il tasto rimane sollevato, spesso e volentieri non è neanche rifinito bene, quindi taglia fisicamente. E la seconda componente fondamentale della tastiera è la rettifica. Quando vengono messi giù i tasti, meglio è fatta la rettifica, più si può abbassare l'action. Per fare meglio una rettifica bisogna starci un pochino più attenti, quindi ci vorrà un pochino più di tempo e il tempo è una di quelle cose che si paga. Quindi nell'arco di una costruzione, se qui ci si dedica quel tempo in più, lieviterà il A quel prezzo. costo in più. Terzo punto. L'hardware. L'hardware è uno di quei componenti dove più si spende, più i materiali sono migliori, essendo leghe metalliche costano care. Quando si comincia a salire di prezzo, costano care. Soprattutto nei ponti tremolo, quando si comincia ad avere il blocco inerziale, i materiali un pochino più pregiati, vedi i prezzi dei ponti che lievitano. Però ti permette di avere nel suo insieme, quindi meccaniche più ponte, un'accordatura migliore, nel senso che tengono meglio l'accordatura sia con i tremoli che con i ponti fissi. Non si scappa da lì, quindi sono componenti che fanno alzare il prezzo. Siamo arrivati al quarto ed ultimo punto. Qual è? Si parla dell'elettronica e qua si apre il nostro vaso. Qui si apre un vaso per due motivi. Allora, il primo è la qualità, nel senso che come tutto quello che abbiamo già detto, potenziometri, cablaggio, tutto quello che concerne questa parte dell'elettronica, quindi quella nascosta, più si sale di qualità, più oltre a migliorare un pochino il suono, migliora la durata effettiva, perché qui si cambia tanto a rifare un wiring fatto bene,
c'è tanta differenza rispetto a un wiring economico, ma quello che noterete di più è che vi durerà tanto negli anni. La seconda parte del wiring è la parte dei pickup, che è la parte prima di tutto più personale, nel senso che questa chitarra che è un HSS magari a molti non piace, banalmente perché non piace la configurazione. Tolto quello che è il gusto personale, il pickup fa tutta la differenza del mondo. È un pickup economico, magari poco cerato, con poca schermatura e tutto. Mi tira dentro anche le radioline, sì, dei cacciatori. Esatto, cioè diciamo che non è il massimo. Purtroppo è un altro di quei componenti dove il costo e soprattutto la manodopera nella costruzione, perché se andate a prendere un set di pick-up fatto a mano costa veramente tanto, però... influiscono sul suono in modo... E anche sul prezzo. E anche sul prezzo. Però a questo punto, secondo me, lo vogliono sentire. La vogliono sentire. Io aggiungerei l'ultima cosa. Avete capito che fondamentalmente, come in tutte le cose, è la somma che fa il totale. C'è poco da fare. Per avere una qualità più alta di tutto, non soltanto di suono, perché io reputo il suono una cosa estremamente personale. Io parlo di qualità costruttiva, è la somma che fa il totale. Quindi dovete spendere un pochino di più in tutti i componenti per avere un prodotto fondamentalmente migliore. Poi trovare quello che è migliore per voi, ne parliamo in un altro video. Esatto. Oggi non vogliamo quello. Ve la facciamo sentire. È qua, due notine da Daniele. A dopo. Allora Luca, io so già che ce lo chiederanno nei commenti, anzi sì. Ci chiederanno ben due cose. La prima è, sì vabbè, ma anche il marchio fa il prezzo, sì. E ti dico già anche la seconda, il marchio non è sempre sinonimo di qualità. Sono d'accordo con tutte e due, assolutamente. Sì, il marchio fa il prezzo, come in qualsiasi prodotto che si può comprare in un negozio, un prodotto con un brand, quindi un prodotto che ha una storia e un certo appeal, è ovvio che nel conto finale influisce anche quello. E seconda cosa, Luca, il marchio non è sempre un sinonimo di qualità. No, assolutamente no, non è detto. Quantomeno non tutto il catalogo di un marchio ha la stessa qualità. Quindi rischiate di trovare dei prodotti che costano uguali, fatti in maniera totalmente differente. Quindi provate sempre quello che comprate. Stavo per dire esattamente la stessa cosa. Prendete le chitarre, strimpellate sempre. Sì. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati e mettere un mi piace. Ci vediamo prossimamente. Ciao!